Amici di Radio Laser e di Laser TV, una sala consiliare qui a Pisticci gremita di persone che hanno voluto questa sera ricordare insieme a tutti gli organizzatori l'onorevole Nicola Cataldo per l'intitolazione appunto di questa sala a Pisticci in Piazza Umberto I proprio a lui. L'onorevole Cataldo, un insigne giurista nonché sindaco anche di questa città, parlamentare pisticcese, questa sera una bellissima manifestazione dedicata a lui e anche un'opera che è stata appunto a lui dedicata dalla artista, nota artista di origine siciliana Marisa Gullotta, un autorilievo pregevole che intravedete alle nostre spalle. Ma siamo qui con il sindaco Viviana Verri, che questa sera è presente come sempre per ricordare questo illustre personaggio pisticcese. Che cosa ricorda lei, anche se è giovanissima, di questo avvocato soprattutto e personaggio del mondo di Pisticci? Beh sì, io purtroppo non ho avuto una conoscenza personale approfondita dell'onorevole Cataldo. Sicuramente però sono numerose le testimonianze, le documentazioni che riguardano la sua attività politica, parlamentare, la sua attività professionale. Quindi questa sera sicuramente è stata un'iniziativa molto, molto importante. Noi abbiamo portato avanti una delibera della precedente amministrazione e lo abbiamo fatto con enorme piacere. Finalmente la nostra sala consiliare porta il nome di un uomo che ha segnato la vita politica pisticcese, che si è contraddistinto, e questa sera tutti i relatori lo hanno evidenziato, che si è contraddistinto per il suo rigore morale, professionale, politico. Per noi sicuramente un grande esempio avere non solo il nome dell'avvocato nella nostra sala, ma avere anche una bellissima opera che lo raffigura, per noi costituirà uno stimolo a lavorare sempre meglio. Ecco, approfittando della sua presenza, proprio ieri è stato inaugurato il centro dialisi a Tinchi di Pisticci, e un'attività iniziata di recente, e anche abbastanza velocemente è stato realizzato questo presidio che era necessario per tutti gli utenti che purtroppo usufruiscono di questa struttura. Come è andata ieri? È abbastanza bene, credo, è entrato già in funzione, entra in funzione già da lunedì. Sì, il centro dialisi entrerà ufficialmente in funzione domani, un'opera che la cui realizzazione è iniziata nella primavera del 2016, i lavori sono proseguiti per quest'anno in maniera, devo dire, costante e molto precisa ed ordinata. Finalmente siamo arrivati al giorno dell'inaugurazione, che ieri è stata, devo dire, una vera e propria giornata di festa per tutta la nostra comunità. Una struttura sicuramente d'eccellenza per tutti i pazienti che ne hanno bisogno, una struttura con 17 posti più la sala contumaciale, con macchinari di ultima generazione, sicuramente un servizio importante per il territorio. Io colgo l'occasione per ringraziare tutti quanti ieri hanno presenziato all'inaugurazione, il Presidente della Regione Basilicata Marcello Pittella, ma soprattutto il Comitato Difesa Ospedale di Tinchi, che in quest'anno con noi ha seguito costantemente i lavori. Il loro occhio vigile sicuramente è stato un importante sprone a raggiungere questo risultato. Bene, allora vorrei chiedere a lei se ci sono delle nel prossimo futuro altre inaugurazioni oppure altre opere che avete cantierizzato oppure in procinto di farlo. Volevo chiederle sulla caserma dei carabinieri in piazza San Rocco. Sì, nel prossimo futuro ci sono numerose strutture che apriranno. Da domani tra l'altro riapre anche la piscina comunale dopo un anno in cui abbiamo affrontato la risoluzione del contratto col vecchio gestore, i lavori di adeguamento. Il 31 aprirà anche il cinema finalmente. Per quanto riguarda la caserma dei carabinieri abbiamo predisposto un primo progetto che è stato vagliato ed approvato anche dai carabinieri della Regione Basilicata e contiamo nei prossimi mesi di cantierizzare i primi lavori per un importo di circa 100.000 euro. Sono le opere essenziali necessarie per rendere la struttura funzionale e per consentire un rapido trasferimento dei militari presso la nuova struttura. Allora, noi aspettiamo sempre il nostro sindaco a Radio Laser un sabato mattina per fare un approfondimento. Intanto dalla sala consiliare è tutto, le auguro buon lavoro. Grazie e buonasera a tutti voi. Grazie, dalla sala consiliare di Pisticci è tutto.